La stesura dell'ebook, diciamo che siamo partiti da quelle che potevano essere le ragioni che hanno determinato, che hanno reso possibile, diciamo, il data journalism. Premesso che affrontiamo il tema sempre, diciamo, seguendo il binomio open data, data journalism, quindi diciamo, tutta la cultura che è legata ai dati aperti, per cui associazioni, pubbliche amministrazioni, giornalismo, sono, poi si intrecciano molto negli esempi più virtuosi. Diciamo che quello che l'ha reso possibile sono tre cose, l'abbiamo detto, ripetuto più volte, sicuramente l'aspetto tecnico, quindi la digitalizzazione dei fatti del mondo che quindi mette a disposizione di chiunque più o meno appunto, milioni e milioni di dati che possono essere quindi processati, elaborati, visualizzati, commentati e quant'altro. C'è un aspetto civico, quindi una forte spinta, diciamo, dal basso che richiede trasparenza e partecipazione, perché l'apertura dei dati ovviamente è anche uno strumento di grossa trasparenza e di grossa partecipazione. Si possono creare strumenti, servizi per la cittadinanza, anche di utilità pratica, voglio dire, dai pronti soccorsi al traffico, ai musei, insomma, per cui non si tratta appunto solo di inchieste ma anche di servizi, come poi d'altronde nello spirito del giornalismo. E un ultimo aspetto è ovviamente quello giornalistico, che è quindi la voglia di raccontare storie, come dicevamo, che altrimenti non raccontabili, perché chiaramente di fronte a database enormi, che poi la cui virtù, diciamo, non è solo il fatto di esserci, ma di poter essere linkati e quindi incrociati, ovviamente è un lavoro che manualmente non era possibile, non era immaginabile. Un esempio su tutti, il New York Times ha vinto il Pulitzer lo scorso anno per un'inchiesta sulle acque tossiche. Si tratta di un progetto enorme come mole di dati e come informazioni, e quindi c'era proprio una mini struttura che è stata dedicata a questo progetto. È chiaro che se si andava con i fogli così in atreno non si sarebbe arrivati poi troppo lontani. Quindi c'è la possibilità effettivamente di addentrarsi su ambiti, in ambiti giornalistici completamente nuovi, o meglio, non sono nuovi gli ambiti, ma è nuova la prospettiva con cui li si approccia. E il fatto che la base di partenza sia il dato è ovviamente un altro elemento, diciamo, di rottura, di discontinuità, se vogliamo, nel senso oggi magari l'informazione si basa molto anche sull'opinione, è sempre molto condita e spesso bisogna veramente concentrarsi per andare a capire qual è la notizia, qual è il fatto e poi, diciamo, scremarlo dalla cornice. Portando il dato, diciamo, come documentazione, quello è un fatto, ci si può discutere, però è oggettivo. E poi tutto il resto è a corredo, quindi anche un'informazione, diciamo, più schietta, più sincera, non è, diciamo, una professione nuova, è un nuovo aspetto della professione che ha ovviamente delle differenze, non è una panacea, non si sostituisce diciamo, in toto alla professione così come la conosciamo. Ci sono differenze, la differenza più immediata è sicuramente quella di scala, perché parliamo appunto di grossi database, grossi dataset, grosse inchieste e quant'altro, per cui è una differenza di scala che sicuramente poi, quando è così accentuata, si trasforma anche in una differenza di genere, però ovviamente il punto di partenza è sempre lo stesso, quindi prendere una fonte di dati, scriverci su una storia, verificarla e scriverci su una storia. Poi il dato può essere una soffiata come il Watergate Hotel, per cui si passa un plico, o un dataset di dimensioni galattiche che si analizza, si processa e magari esce fuori una storia. Diversificata è una sommatoria di più competenze che, come suggeriva un professore di giornalismo scientifico, Irfan Asha, se non ricordo male il nome, parlava di una nuova razza, quindi, di giornalisti che è a metà strada tra il tecnico e il giornalista. E questo laddove c'è magari la volontà o l'inclinazione all'utilizzo di strumenti informatici, statistici, matematici, che sono poi tutte le componenti che vanno a confluire nel data journalism. Laddove non è rintracciabile, diciamo, tutto questo set insieme di competenze in una sola, da una sola persona, si ricorre naturalmente alle sinergie. Quindi sono molte le redazioni che lavorano in sinergia con associazioni o con istituti che si occupano di statistico di ricerca e sviluppano quindi i loro prodotti, le loro applicazioni e di conseguenza le loro inchieste. In Italia, dove il giornalismo è stato poi appunto il grande assente di tutta questa partita sull'open data. Abbiamo esempi intorno che
senza andare lontanissimo, in Inghilterra, il Guardian, ma tante altre realtà, c'è il Canada, stanno facendo pure cose molto interessanti. Sono tantissimi progetti che partono dal basso, che hanno un'utilità, che hanno un impatto sul quotidiano, sia come servizi, sia come strumenti per indirizzare le scelte politiche, quindi sulla base locale ovviamente funziona ancora meglio. 12 dicembre la Commissione europea ha varato, diciamo, il pacchetto, la strategia europea per l'open data. L'Italia, per non fare, diciamo, un ordinamento, una struttura normativa come al solito un po' complessa, che parte da una legge del 90, poi con la legge Brunetta e una serie di modifiche alla legge Brunetta, è compatibile con quelle che sono le direttive comunitarie. Secondo alcuni, non sono alcuni per caso, ma è chi l'ha fatta la legge o ha scritto gli emendamenti, sostanzialmente la legge attuale consente l'accesso e la richiesta di dati pubblici, quindi noi saremmo titolati, diciamo, ad andare a un qualunque sportello pubblico e richiedere questi dati. L'incitazione che si muoveva era: la legge c'è, necessario che gli italiani se ne accorgano, giornalisti e non. Un'altra tesi di laurea voleva dimostrare empiricamente, diciamo, l'attuazione di questa convenzione. È stato uno sbattimento clamoroso, perché ho dovuto andare a questi sportelli 100.000 volte, la ragazza in questione, insomma, ostruzionismi, vabbè, che si sa più o meno come funzionano certe cose. Per cui anche con la legge, diciamo, dalla nostra che parla chiaro, è dura, figuriamoci poi con un impianto normativo labirintico come siamo bravissimi noi, è un po' complicato. Potrebbe essere carino anche sull'onda di questi sviluppi della Commissione europea, magari pensare a una normativa diversa in Italia o una legge un po' più semplice che sia anche un po' più... La strategia per l'open data della Commissione europea sono sostanzialmente due aspetti, diceva la Cross nel discorso di presentazione. Uno è aprire gli archivi della Commissione entro il 2012 e l'altro, che è molto importante pure, è armonizzare le modalità con cui gli Stati membri recepiranno e attueranno la